Lo Stresa perde in casa il primo scontro salvezza contro il Chisola. La partita si conclude con una vittoria di misura degli ospiti che vincono per 2-1. Ma passiamo adesso alle azioni salienti. Al sesto minuto Rosano con un lancio dalla rimessa mette la palla in aria, un intervento difensivo di Tordini per i padroni di casa, la spazza fuori dall'area, cerca la conclusione da Gasso, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. All'ottavo minuto ci prova Barranco per i padroni di casa con un tiro dalla distanza, ma il tiro termina fuori. Al decimo minuto tornano a farsi sentire gli ospiti. Bove su punizione prova a centrare la porta, ma Taliente tempestivo e con un colpo di mano la devia sopra la traversa. Al sedicesimo minuto illusione del gol per i Blues di mister Nicolini. Argento al corner, palla che rimbalza sul palo, cerca la conclusione Tordini ma spara alto. Al diciottesimo minuto gli ospiti sbloccano la partita. Corrotto con una girata al volo sigla l'1-0. Al ventitreesimo minuto Barranco cerca di dirottare la sfera calciata dalla distanza in porta, ma la sua conclusione lascia il risultato invariato. Al trentaquattresimo minuto Argento al corner, deviazione in area di testa di Barranco, la palla rimbalza sul braccio di De Grassi e l'arbitro fischia calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto va Tripoli che sigla l'1-1, sigla il pareggio, va direttamente in gol col pallone. 38esimo minuto, di nuovo Argento all'angolo, Baiardi prova a farsi finalizzatore ma Montiglio afferra il volo. Passiamo adesso alla ripresa. Al secondo minuto della ripresa si fa sentire subito il Chisola, cross di D'Agasso, intervento tempestivo di Rizk che tenta la girata in porta ma il pallone finisce tra le braccia di Taliente. Al nono minuto torna lo Stresa a provare a dire la sua, Fimognari calcia un bel tiro dalla distanza ma Montiglio intercetta e respinge. Al quindicesimo minuto la squadra di Nistio va in vantaggio, Rosano buca allo specchio della porta con una fucilata quasi dal limite. Al ventitreesimo minuto un errore arbitrale clamoroso, Rizk da dentro l'area calcia una palla pericolosissima che termina alta sopra la traversa. L'arbitro fischia a calcio d'angolo poiché ha visto che il portiere dei Blues potrebbe averla deviata con la mano saltando, provata al VAR che poi non è così. Prova la conclusione di rapina sempre Rizk ma la porta dei Blues rimane illesa. Al ventottesimo minuto si fanno minacciosi i borromaici, Tordini tenta di deviare un calcio d'angolo in rete con un intervento di testa ma il pallone rimbalza sulla traversa. Al quarantaduesimo minuto Marra dalla destra mette in mezzo. Intervento tempestivo davanti alla porta di Pisanello ma il tiro termina fuori di poco sul lato destro. Al cinquantesimo minuto Spera offre il pallone a Marra, prova poi la conclusione finale Gerevini ma la palla finisce fuori. I tre punti di questo scontro vengono portati a casa dal Chisola che passa sul campo dello Stresa.